Tredicesima giornata di ritorno del girone F della promozione, della vittoria dei padroni di casa contro la seconda forza del campionato, il San Nicolò Notaresco. Ovviamente la notizia di non far disputare i play-out cambia lo scenario in casa del Tolentino, che quest'oggi manda in campo dal primo minuto il portiere Giorgi, classe 2000, e il giovanissimo Mattia Stefoni, classe 2003. Sul fronte abruzzese, assenti Biangiardi, Colombaretti, Dos Santos e Stivaletta. Mister Falasca, al posto di Massimo Epifani, riesce a recuperare Marcelli dopo un lungo infortunio, che però viene portato direttamente in panchina. 4-3-2-1 per gli ospiti, che lasciano in avanti la coppia Banega e Olcese, mentre sul fronte opposto Mosconi si affida a Padovani come terminale offensivo, supportato in prossimità direttamente da Cicconetti. Pronti e via, dopo nemmeno due giri d'orologio, Olcese impegna Giorgi, che in qualche maniera riesce a fermare. Al sesto minuto si fa vedere la formazione cremisi, cross di Alessio Rucci per Padovani, che però al momento utopico dell'azione viene anticipato dall'avversario. Insiste ancora il Tolentino, che spinge in avanti, cross di Ruggeri per Tottelli, palla sul fondo. All'undicesimo, opportunità ospite, farlo di Bonacchi su un attaccante rosso-blu. Alla battuta si porta direttamente Benegas, pallone che però si stampa sulla barriera. Al diciannovesimo, rilancio di Tortelli per Padovani, che si incuna in aria, ma Masserotti in qualche maniera ammortizza la conclusione dell'attaccante Clemsi. Ventiduesimo, scambio Pagliari-Padovani-Pagliari, che però spedisce il pallone sulle mani dell'estremo difensore Shiba. Il risultato cambia al 36esimo, si incunea sulla tre quarti cremisi Benegas, che trova la conclusione vincente alle spalle del numero 1 Giorgi, 1-0 per gli ospiti. Si chiude il primo tempo con il vantaggio della formazione abruzzese, formazione cremisi che stenta anche nella ripresa. Bisogna attendere fino al 19esimo per vedere una bella giocata. Settore sinistro, cross di Ruggeri per la testa di Padovani, il pallone che però non inquadra il bersaglio della porta ospite. Al 34esimo la risposta ospite con una doppia conclusione, prima Giorgi salva su Speranza, poi il pallone termina sul fondo. La gara si chiude al 37esimo, rilancio dalla destra per il neo entrato Mancini e palla nel fondo per 2-0 della formazione ospite. Nella fase di recupero da segnalare l'espulsione contemporanea sia del centrocampista Cremisi Conti che del neo entrato Mancini. Si chiude con il 2-0 ospite, terza sconfitta consecutiva del Tolentino, troppo poco per la squadra di casa, che grazie all'annullamento dei playoff si ritrova salva, ma ovviamente bisogna onorare la maglia Cremisi nella maniera migliore ogni volta che si scende in campo.